di Diretta Sport, appassionati di basket, buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, dove andrà in scena la settima giornata del campionato di Serie A2 femminile. Di fronte il CUS Cagliari contro FEBA Civitanova Marche, sarà una partita importantissima per entrambe le squadre che arrivano da una rispettiva vittoria. Il CUS Cagliari ha smosso la classifica dopo una serie di sconfitte la settimana scorsa, ha vinto 55-62 contro i Vigarano. Dall'altra parte invece gioca una squadra che arriva al troccanto da due vittorie consecutive, che precede anche in classifica proprio il CUS Cagliari di due lunghezze. Sarà una partita, diciamo, importante. Ci sono già le squadre in campo, andiamo a leggere quali saranno le giocatrici che andranno oggi in campo. Il CUS Cagliari con Arianna Puggioni, Beatrice Aimeric, Camilla Martis, Erika Striulli, Eugenia Caldaro, Sara Saias, Giulia Cecili, Rachele Niola, Giulia Prosperi, Delia Gagliano, Ania Lubenovic e Chiara Piludu, agli ordini del coach che è Federico Sciascia. Dall'altra parte FEBA Civitanova Marche con Caterina Perotti, Marci Goncalves. Tanto adesso la palla a due con il possesso che va subito per Civitanova. Continuiamo a leggervi la squadra che scenderà in campo con Angeloni con il numero 7, poi Giorgia Boccola con il numero 8, Jessica Trobbiani il capitano, Sofia Binci, poi Francesca Severini, Alice Malintoppi e Olga Pronchina con il coach Gabriele Carmenati. Le due squadre sono già in campo con il pallone, il possesso, il primo per la formazione di casa del CUS, che gira il pallone sul perimetro con il pallone per Prosperi, la mette in mezzo, poi lo scarico per Saias, prova con il tiro da tre, il primo tentativo è perso, il recupero poi della numero 10 Jessica Trobbiani e fa girare subito per il suo play con Calves che porta avanti il palleggio, si ferma, prova lei al tiro e va subito a referto con il 2-0. I primi due punti vanno a bersaglio per Mercy Goncalves. Tanto Saias prova a far girare per Prosperi, Caldaro, ancora Prosperi sul pallone, prova a infilarsi lei da sotto con il pallone del due pari, subito la risposta di Prosperi, tanto ancora lo scarico per Goncalves, il pallone da sotto, niente da fare, il recupero con il palleggio, lo scarico ancora per Saias, pallone in mezzo per Ljubenovic che non riesce a trovare il canestro, però il tocco ultimo è della giocatrice avversaria, quindi si può andare con la rimessa per la squadra di casa con Saias. Andrà sul pallone, si fa vedere Ljubenovic, palla per lei, poi Prosperi da tre, prova la distanza, niente da fare, solo ferro e si può ripartire con il possesso. Paoletti la gira per Perotti, va Perotti da sola, lo scarico per il tiro piazzato che non entra da parte di Boccola. Allora nuova opportunità per Saias al palleggio, ancora Ljubenovic, si fa vedere, prende il pallone Giulia Prosperi. Ancora lo scarico in mezzo per Ljubenovic, c'è il contatto, viene fischiato il fallo con palla che andrà in possesso ancora per Sara Saias. Ljubenovic al controllo, ancora Puggioni da tre, prova, niente da fare neanche per il suo tentativo, secondo tentativo del CUS dalla distanza, ancora il ferro a sputare via il pallone, allora la penetrazione fino a canestro per Mercy Goncalves, secondo canestro per lei, questa volta in penetrazione, si mette in proprio la numero 5 della squadra ospite. 4-2, Ljubenovic ha provato ancora la giocata da sola, si becca ancora il fallo e quindi palla sempre CUS con Saias a rimetterla. Si fa vedere Caldaro, ancora Prosperi dalla distanza, per un attimo ha dato l'impressione di voler tirare, fa girare
con Puggioni, penetrazione di Puggioni, niente da fare, il rimbalzo sotto canestro e per Civitanova Marche, che va adesso con il palleggio e il tiro che va a fermarsi sul ferro di Paoletti, e allora è Saias a riportare il Cus in proiezione offensiva. Caldaro è chiusa, Caldaro mantiene comunque il possesso, lo scarico per Puggioni da tre, niente da fare anche per questo terzo tentativo dalla distanza. Va il palleggio, Trobbiani, lo scarico per Perotti, ancora per il capitano che la mette giù in mezzo all'area, il recupero per un attimo e poi la contesa su un pallone vagante con il pallone che viene dato nelle mani della giocatore, della giocatrice del Cus Prosperi, e rimette per Saias il palleggio di Saias, chiusa da Perotti. Prosperi ancora per Saias, si resta sempre sulla perimetro con Prosperi che adesso trova il buco per infilarsi e per mettere il secondo canestro Cus, 4 pari, con Perotti a portare avanti il possesso e poi il tiro che non va proprio di Perotti, e Saias a riportarsi sopra. Lo scarico per il tentativo che non va a segno, sempre della numero 11, Sara Saias. Regon Calves prova lei la penetrazione, lo scarico fuori, c'è il fischio arbitrale per un tocco di Ljubenović, viene dato il fallo e poi intanto c'è il primo movimento dalla panchina con Puggioni a lasciare il campo a Giulia Cecili. Entra in campo la numero 12, del Cus. Allora con il pallone viene controllato, poi lo scarico ancora per Goncalves, prova la finta da tre, troppo pretenzioso questo tiro, alla che non tocca neanche il ferro e si perde sul fondo per un altro possesso Cus Cagliari. Con Cecili, lo scarico per Caldaro, esce Saias a prendersi il possesso, lo scarico ancora in mezzo per Prosperi da sotto, anche lei palla corta, però c'è il recupero di Ljubenović a lottare, non trova la deviazione dell'avversario, allora Goncalves che chiede lo scambio, palla che viene messa da una magia per Boccola che però non trova la maniglia, quindi perde per un attimo il pallone anche sull'attacco di Saias. Si resta comunque con il possesso per la squadra ospite, sarà ancora Paoletti a rimetterla in gioco per Goncalves, attacca, prova l'uno contro uno, poi lo scarico a liberare il tiro da tre che va a segno questa volta di Paoletti, è il primo tiro pesante della partita, 7-4, lo mette a segno Paoletti con un tiro piazzato facile senza marcatura. Recupero ancora di Goncalves, Cus che perde secondo possesso, gira Perotti, ancora all'indietro per Paoletti, ancora Goncalves, Boccola da sotto, niente da fare questa volta per la numero 8. Quindi possesso Cus con Ljubenović. Si fa vedere Prosperi, 13 secondi per il tiro. Saias ancora per Ljubenović, lo scarico un po' troppo laterale per Cecili, prova lei da tre, altro tiro da tre, altro errore del Cus, imprecisa. Ancora 0 su 4 in questo primo quarto, con il Paoletti che tenta questa volta invano il tiro, Saias attaccata da Perotti, si libera bene Saias dell'attacco, Prosperi
Saias con l'arresto e tiro, niente da fare, anche il piazzato di Saias. Perotti a far ripartire la sua azione, va da sola, si mette in proprio anche lei, però poi viene fermata prima da Ljubenović, poi da Saias. Contropiede Kus, si libera Caldaro e per lei il pallone, la finta, poi non trova il canestro sul fallo, quindi non potrà avere il tiro supplementare. Intanto però si va con il cambio, esce con il numero 2 Perotti, entra con il numero 11 Binci. Per Civitanova Marche in campo anche Sofia Angeloni. Con Caldaro che andrà in lunetta per i suoi due tiri liberi, per il fallo subito poco fa, sbaglia il primo Caldaro. Caldaro che in stagione sui liberi viaggia con il 67%, e intanto arriva il secondo di canestro sul tiro libero. E proprio Binci l'apertura, la palla per Goncalves, scarico ancora per Paoletti, prova a lavorare, poi c'è il fallo che viene fischiato a Trobbiani dai due arbitri che sono Andrea Fiore e Giovanni Roca. Tanto Cecili per Gnola, anche lei l'ingresso in campo. Prosperi ancora a Saias, prova a disturbarla, poi c'è l'intercetto per il contropiede, l'appoggia al canestro Goncalves, errore capitale del CUS. Spianato la strada per il recupero di Goncalves, cost to cost per il 9-5 più 4 per la squadra ospite. CUS che prova a ragionare sul perimetro, prova Gnola da sola al palleggio, palla che viene recuperata per un attimo da Caldaro, l'ultimo tocco è proprio di Goncalves, palla che viene messa fuori. Tanto viene chiamato il primo time out della partita con due minuti sul cronometro, 9-5 per questa partita. Dicevamo, un match importante per entrambe le squadre, per la classifica, una classifica che vede le due squadre staccate di solo due punti. Sono sei quelli del Civitanova Marche per effetto delle tre vittorie e due sconfitte in stagione, con il CUS subito dietro a quattro punti, con un gruppo con anche Alma Basket, Tecfa in San Salvatore, Matelica e Capri a quattro punti. Il CUS che arriva invece con due vittorie a questo match, con due vittorie e tre sconfitte, un periodo lungo di sconfitte con le tre partite perse dalla squadra di casa contro Savona, Battipaglia e Umbertide, ma poi è arrivato proprio nell'ultimo turno di campionato il 62-25 contro Vigarano, la partita che le ragazze di Sciascia sono riuscite a portarsi a casa, a smuovere la classifica e tornare a festeggiare. Serviva per anche il morale, morale che in questa partita dovrà farsi sentire per il più 4 della squadra ospite. Intanto per un attimo da stoppat, poi prova sempre da due Binci, niente da fare. Allora è Cecili che va in transizione, poi lo scarico per Puggioni, rientrata in campo anche Puggioni, va a prendersi il pallone, la penetrazione, lo scarico fuori, gira per Prosperi, ancora un pallone in mezzo per Caldaro, buono il gioco sotto canestro di Caldaro che mette a segno due punti fondamentali in uscita dal timeout per smuovere anche il tabellino. Intanto prova dalla distanza ancora Paoletti, questa volta è il ferro a sputare il pallone, niente da fare, a rimbalzo per Goncalves, pallone
viene messo fuori proprio dal numero 5 della squadra di Civitanova, e quindi Cecili può riportare su il Cus. Un minuto da giocare in questo primo quarto, intanto Eniola a far girare il pallone ancora per Cecili, prova lei la penetrazione, c'è il fallo fischiato ad Angeloni, il tocco sul braccio dell'avversaria e manda in lunetta Cecili per i suoi primi due tiri liberi della partita. Non molto in lunetta Giulia Cecili, solo tre volte al tiro, mette però il primo in questo campionato, in partita è il primo, fa 1-1 alla possibilità di migliorare le sue statistiche con il 2-2 per Giulia Cecili. Tanto subito palla dalla parte opposta, Vinci prova lei, poi lo scarico con Cecili a toccare il pallone, a metterlo fuori, rimessa ancora per Civitanova Marche, va a prendersi il pallone Paoletti, si riempie l'area sotto canestro, lo scarico fuori per Vinci, prova Vinci, l'attacco di Paoletti sulla pressione del Cus con Niola che le strappa il pallone, prova ad andare in contropiede, Niola per un attimo perde il possesso, lo recupera ancora benissimo il Cus con Prosperi e poi Pugioni a mettere il punto esclamativo a questa azione della Cus che vale il 12-9, il primo sorpasso della squadra di casa proprio negli ultimi secondi del primo quarto con il fallo fischiato adesso dagli arbitri. A Pugioni a fare una magia per il sorpasso, tanto non ha ancora raggiunto il bonus dei liberi Civitanova Marche, allora si riparte per gli ultimi 5 secondi del primo quarto, lo scarico fuori, prova dalla distanza, è corto il tiro che chiude qua il primo quarto di Paoletti con il Cus che va a chiudere 12-9 questa prima frazione. E allora noi ci fermiamo per qualche istante, poi si ritorna qui dal Palacus. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Siamo tornati dal Palacus di Cagliari per questa settima giornata del campionato di A2 femminile. Il Cus Cagliari conduce 12-9 contro Civitanova Marche dopo il primo quarto, un primo quarto dal doppio volto per la squadra di casa, un avvio a rilento con Civitanova Marche a comandare il gioco e anche sotto canestro tanti errori
soprattutto dalla distanza. Poi il Cus piano piano è rivenuto su a mangiare tutto il vantaggio della squadra ospite fino al sorpasso nell'ultimo minuto del primo quarto, con il Cus che adesso in questa fase iniziale del secondo quarto a continuare a condurre con Pugioni. Ancora lo scarico per Caldarsio, a vedere Cecili, recupera lei il possesso, lo scarico largo per Niola, prova lei la penetrazione, il pallone in mezzo per Caldaro, non lo trova. Un'azione poteva essere interessante per lo scarico per Caldaro sotto canestro, niente da fare. Intanto proprio Caldaro lascia il campo ad Anna Ljubenovic, che ritorna sul parquet, e intanto con Goncalves, lei nel primo quarto tra le migliori della sua squadra, ancora Valle in penetrazione, tutto solo, la prateria per Goncalves che mette i primi due punti del secondo quarto. Goncalves è tra le giocatrici con più punti, 69 messi a segno fino a questa partita, seconda miglior marcatrice della sua squadra. Intanto dalla distanza Cecili prende solo il ferro, ma riesce a recuperare Niola il pallone, poi il tentativo di tiro la ferma in qualche modo. Trobbiano mette il pallone in fallo laterale nella rimessa con Ljubenovic per Cecili, lo scarico per Pugioni, attaccata Pugioni con Ljubenovic, c'è la maglia che si allunga sul tocco di Angeloni, la trattenuta vista dagli arbitri, altro fallo per la squadra ospite. Cecili, scarico per Niola, Niola prova ad andare da sola, poi Pugioni va a segno, mano calda di Pugioni in questa partita, altro canestro, 14-11 a ristabilire la lunghezza del primo quarto. Intanto Paoletti il passaggio, dove trova Trobbiani piazzato, 14-13. Partita resta sempre in bilico, non riesce a scappare nessuna delle due squadre in questa prima fase di gioco. Ljubenovic a lavorare sotto canestro, non trova lo scarico, poi il passaggio a Pugioni che la mette ancora a segno, altri due punti per lei, e 16-13. Goncalves prova a mettersi in proprio, va a prendersi il fallo, mette il canestro, azione potenziale da tre punti con il canestro, è ancora lei, Goncalves, a fare la voce grossa per la squadra ospite. Intanto Niola lascia il campo per Sayas, 16-13, a 15-1 con la possibilità dalla lunetta per Goncalves di mettere di nuovo tutto in parità, ed è così, chiude la sua azione da tre iniziata con la sua penetrazione, il canestro e poi il tiro libero supplementare, 16-16. Niente da fare, allora si deve ripartire per il Cus. Sayas, fischiano gli arbitri un fallo. Intanto ancora il cambio con Caldaro a prendere il posto di Ljubenovic, coach Sciascia che fa girare molto il quintetto in campo. Intanto palla portata avanti da Perotti, lo scarico ancora per Goncalves, trova tutta libera per il tiro pesante Paoletti, non trova però il canestro, fortunato qui il Cus, tutta sola Paoletti, non ne approfitta. Allora è Caldaro per Pugioni, lo scarico ancora per Caldaro sotto canestro, bella l'azione di Caldaro, lavorata bene sotto canestro e mette a segno
Nuovo più due per il CUS. Paoletti lavora il pallone, poi sbaglia tutto, contropiede CUS, tutta sola Prosperi mette il pallone che vale altri due punti e Risi stabilisce con i quattro punti di vantaggio per il CUS Cagliari in questa partita. Intanto il time out chiesto dal coach ospite Carmenati per cercare di parlarci sopra una partita che adesso il CUS sta riuscendo a controllare in maniera più efficace, qualche forzatura nelle giocate per la squadra ospite è valso anche il contropiede che poco fa è stato chiuso da Prosperi per un contropiede che è valso il più 4 in questo secondo mini tempo. Tanto le due squadre stanno riuscendo dal timeout con il coach Carmenati che si trattiene ancora a dare indicazioni alla sua squadra dopo questa disattenzione soprattutto che ha portato il CUS ad allungare in questo secondo quarto. 6:29 ancora da giocare, una partita che comunque resta in bilico, le due squadre non hanno ancora dato l'impressione di mettere l'allungo importante. Tanto Saias va a sporcare il pallone, pressione alta per il CUS per non far uscire le avversarie. Adesso è Trobbiani, il capitano di Civitanova, sceglie lo scarico per Binci, supera la metà campo, va da sola, passaggio per Perotti, non trova il tempo per il tiro, allora la mette per Boccola. Boccola viene fermata dalla grande azione di Prosperi, dà il via Pugioni, ancora Prosperi, sempre Pugioni, esce Cecili dai blocchi, lo scambio ancora per Pugioni, prova la riga di fondo, lo scarico per Caldaro, ancora Cecili, non arriva il tiro, poi Caldaro da sotto mette un'altra penetrazione importante per il CUS che trova altri due punti per allungare. Più 6 per la squadra di Sciascia. E allora Goncalves, lo scarico per il tiro piazzato di Binci, niente da fare, il ferro a dire di no al suo tentativo da due punti. Allora Pugioni a mettere ordine, Cecili, Saias, esce lo scarico ancora per Cecili sulla riga, all'indietro per Pugioni, Prosperi prova il tiro pesante da tre, tocca il ferro, non è fortunata. Passaggio sotto canestro e poi la pulisce Cecili per mettere il pallone fuori e togliere dalle mani dell'avversaria la possibilità del tiro. 4:59, ancora 16 secondi da giocare per l'azione offensiva della squadra di Civitanova che intanto sostituisce Binci e torna a sedersi in panchina. Fa il suo ingresso anche Olga Pronchina. Perrotti, ancora Goncalves, vede solo il canestro e ne mette altri due. Sicuramente sulle sue spalle l'attacco della squadra di Civitanova. Saias, scarico ancora per il tiro di Cecili da tre, la mette a segno Cecili, la bomba che vale 25 punti. Altro recupero, adesso è il CUS a comandare, Prosperi riesce da sotto, l'appoggia al tabellone, altri due punti. Adesso è in confusione la squadra di Civitanova,
altra palla persa per un attimo, poi c'è il contatto e il fallo fischiato dagli arbitri su Perrotti. E quindi ancora un time out dopo questo parziale importante del CUS. Forse questo è sicuramente il primo allungo. Noi ci fermiamo giusto per qualche istante. Ed eccolo il CUS Cagliari a ritornare in campo dopo il time out, con anche Civitanova a riprendere il posto in campo con i due quintetti. 27-18 il punteggio, con il CUS ad allungare sul più 9 il massimo vantaggio in questa partita per una delle due squadre a metterlo, e il CUS dopo un secondo quarto comandato finora con grande pazienza dalla squadra di casa, che ha prima dovuto fare attenzione in difesa e poi ha messo alcune giocate soprattutto in contropiede. Intanto qua con il canestro di Trobbiani per cercare di rompere il digiuno di canestri della sua squadra, il capitano del Civitanova. Adesso è Prosperi a lavorare sul perimetro, il passaggio per Puggioni, prova uno contro uno Puggioni, da Saias, va da sola Saias, l'arresto, il tiro, niente da fare, il ferro a dire di no, e il contropiede di Binci attaccata da Saias, le due numero 11. Tanto Paoletti gira ancora per Trobbiani, ora la penetrazione, lo scarico per Binci da tre, va a segno Binci. 5 punti tra il tiro da tre di Binci, adesso sbaglia, ancora in uscita Cecili con Calves che però si becca il fallo. Cecili prova a rimediare al suo errore, concede i due liberi di attenzioni però per il CUS che era in ampio controllo. Poi due giocate della squadra ospite, soprattutto con l'ultimo tiro da tre di Binci a mettere a segno un canestro pesante per Sofia Binci. Per lei 32 punti in stagione prima di questa partita, il 55% dai liberi. Intanto sbaglia il primo Goncalves, fa con il secondo tiro libero, questa volta il ferro e poi il canestro, che riavvicina comunque le squadre a un solo possesso, 27-24. Gravi disattenzioni del CUS, si è fatto mangiare quasi tutto il vantaggio in pochi istanti. Allora è Saias al palleggio, sempre Saias, attaccata, niente da fare, provato a forzare la giocata da sola. Finiscono i 24 secondi senza neanche il tiro del CUS, che adesso va a contrastare il palleggio di Goncalves, lo scarico ancora per Trobbiani, la palla in mezzo per Boccola, lo scarico ancora dalla lunga distanza, questa volta non arriva il canestro di Paoletti. Ancora nuovo possesso per la squadra ospite, Goncalves, lo scarico per Paoletti, ancora la penetrazione, passaggio proprio in mezzo all'area di rigore per Trobbiani, si resta ancora con palla in attacco per Civitanova. Qua l'intervento in difesa di Prosperi, grande azione difensiva per Prosperi. Saias
a controllare il suo possesso, a rallentare i giochi. Spalle a canestro, Saias si ferma, chiede l'inserimento, lo fa Prosperi con il pallone, una magia da sotto per Prosperi, mette a segno 29-24, torna a più 5 il Cus, 1-38 alla fine del primo tempo. Intanto lo scarico sotto canestro è sola, Boccola si fa fare fallo e andrà in lunetta per i due tiri liberi Giorgia Boccola. 71% ai liberi per Giorgia Boccola in stagione. 1-0 andrà al palleggio per il secondo, solo rete anche per il secondo, 25 a referto per la squadra ospite. Intanto è Cecili per Saias, si fa vedere Prosperi in uscita dai blocchi e allora è Cecili e gioca il pallone, Caldaro in penetrazione, non la serve, la serve però Saias, tenuta, lo scarico per Pugioni, prova da tre Pugioni, a segno ancora dalla distanza, ancora Pugioni a segno. Boccola prova la riga di fondo, lo scarico per Trobbiani che viene fermata con un fallo da Cecili. Ancora in lunetta la squadra ospite con il capitano Jessica Trobbiani. A segno con il primo dei due tiri liberi il capitano Civitanova, mette anche il secondo. 50 secondi alla fine del tempo, intanto è Cecili con Prosperi, si fa vedere ancora Saias in uscita, l'attacco alto di Binci, va da sola Saias, lo scarico per Caldaro, riesce a mantenerla e poi si fa fare fallo da Binci, prende le mani dell'avversaria e la manda in lunetta Eugenia Caldaro per i suoi due tiri liberi. A segno con il primo, 33 i punti per il Cus in questa fase di gara, poi Caldaro con il secondo, a segno anche il secondo tiro libero, 34-28, ancora Cus davanti, nuovo possesso per la squadra ospite con Binci, lo scarico per Trobbiani, si fa vedere ancora Boccola, lo scarico per Paoletti, prova Paoletti e va a segno anche Paoletti per il meno 4 Civitanova. 6 secondi per l'ultima azione di Cecili, arresto e tiro di Cecili, è corto, colpisce il ferro ma fa finire il tempo, 34-30 il punteggio in questo primo tempo tra le due squadre, Cus in vantaggio. Allora noi ci fermiamo per qualche istante, ritorneremo dal Palacus per il secondo tempo. Eccoci tornati dal Palacus di Cagliari per questa settima giornata del campionato di basket femminile Serie A2, di fronte il Cus Cagliari in vantaggio per 34-30 contro Civitanova Marche dopo la prima frazione di gioco e dopo aver condotto entrambi i due quarti iniziali, il primo 12-9, il secondo appunto 34-30, che è valso questo primo parziale con Civitanova che adesso riparte con Goncalves. Goncalves lo scarico poi in mezzo, la palla che esce da tre punti per Perrotti che non trova il canestro, trova però il fallo facendo
cadere Cecili, che si prende il primo fallo della seconda frazione ed è proprio la numero 12 a far partire la prima azione della ripresa del CUS Cagliari con Puggioni. Lo scarico per il tentativo, l'arresto di Prosperi con Caldaro che prova la penetrazione, poi lo scarico per Puggioni, da tre Puggioni non trova il canestro, con Puggioni che nel primo tempo è stata una delle più efficaci con il 50% al tiro dal campo, 4 su 8 per lei, tra le più calde nel primo tempo, così pure con Eugenia Caldaro, 3 su 3 nel primo tempo per la numero 8. Intanto è Puggioni con la sua penetrazione, ancora Caldaro da sotto, prova a metterla dentro, sporca le sue statistiche da sotto canestro con il tiro da due. Primo errore per Eugenia Caldaro. Intanto il pallone torna tra le mani di Civitanova, però ci sono i passi fischiati al capitano Trobbiani e quindi il pallone che viene regalato al CUS. CUS che è stato nel primo tempo più efficace anche sui tiri da due, il 52 contro il 47% nella prima frazione per la squadra di casa. Qua però perde Caldaro un brutto pallone che si porta avanti ma sbaglia tutto Paoletti. Doppio regalo, il primo di Caldaro per Paoletti, il secondo di Paoletti sotto canestro, e mette fuori. Un'azione facile per smuovere il tabellino, tanto Prosperi prova lei con il suo tentativo da sotto. Caldaro non recupera il pallone, lo fa Civitanova, adesso prova con il pallone da sotto, sbagliato Di Boccola che non trova il pallone, si resta sempre 34-30 il punteggio del primo tempo. Puggioni per Cecili, tanto se ne porta avanti palla proprio la numero 12 del CUS con Ljubenović, tornata in campo anche Ljubenović. Puggioni, lo scarico per Prosperi, prova a dare da sola e poi mette da sotto il canestro del 36-30. Prosperi continua la sua buona partita nel primo tempo, 5 su 8 dal campo, 62,5% nelle sue statistiche, con l'83 da due punti, anche se lo 0 su 2 da 3 per Giulia Prosperi. Va Goncalves a mettere il pallone che però non trova Perrotti, pallone ancora regalato da Goncalves, sicuramente la numero 5 del Civitanova, la giocatrice più in forma della squadra ospite, con i suoi 6 su 7 dal campo nel primo tempo con l'85%, 100% di tiri da 2 per lei, il 66,7 dai liberi. E intanto Ljubenović lavorare da sotto canestro, mette altri due punti importanti per il 38-30, allunga ancora il CUS in rottura prolungata. Civitanova prova adesso da tre, Paoletti smuove lei il punteggio del Civitanova con i tiri pesanti. Paoletti ci ha provato tanto nel primo tempo, da tre, solo 1 su 4 da tre nel primo tempo. Al primo tentativo va a segno da tre invece in questa ripresa con Cecili per Prosperi.
prova a lavorare Prosperi, è lasciata sola per il tiro piazzato, ancora Prosperi, altri due punti. Una chiamata per lei, l'hanno lasciata sola di piazzare il suo tiro, piedi a terra, 40 a 33 per il CUS. Paoletti prova lei a mettere a referto, sbaglia e allora è Cecilia a ripartire, scaricare ancora per Prosperi, poi Ljubenović lavora al palleggio, Ljubenović poi lascia a Prosperi, ancora Cecili da dietro per Ljubenović, l'ultimo tocco è del capitano Trebbiani, il pallone resta nelle mani del CUS, intanto va a riposare Prosperi, ma intanto c'è il time out, un time out che ci prendiamo anche noi per qualche istante. Si ritorna in campo dopo il time out chiesto per questa azione del CUS, che va a recuperare con Puggioni, è stretta nella morsa di due avversarie, subisce l'attacco sia del capitano Trebbiani che di Boccola, il pallone contestato adesso dalla panchina della squadra ospite con la vice Donatella Melapioni, vice del coach Carmenati. Possesso resta tra le mani del CUS e andrà da quelle della numero 15 Niola. Gli arbitri a ristabilire la tranquillità in campo. Caldaro per Cecili. Il palleggio di Cecili. Ljubenović. Palla dalla distanza, ancora corto però questa volta il tiro da tre di Puggioni. Scarico per Goncalves. Poi è Perrotti. Lo scarico per Paoletti. Entra da sola, appoggia il tabellone, mette i suoi due punti Paoletti. Regnola lavorare ancora per Ljubenović. Puggioni per un attimo difficoltà nel palleggio, lo scarico per Cecili, 9 secondi per il tiro, lo scarico ancora per Puggioni, lavora con il piede perno, poi Ljubenović da sotto non trova il canestro. E allora è Trebbiani che allarga per Perrotti e poi Paoletti, ancora per Trebbiani, Goncalves, mano calda per Goncalves oggi, poi lo scarico per il tiro da tre di Paoletti, va sul ferro, la sputa fuori, Cecilia a recuperare, Ljubenović per Cecili, ancora Puggioni, prova Puggioni alla penetrazione, il pallone che viaggia su tutto il ferro, poi esce fuori, non cade giù nella retina e quindi è nuovo possesso per Civitanova, il brutto passaggio di Perrotti recuperato e poi Cecili in possesso ancora per Puggioni, prova il piazzato Puggioni, niente da fare, il rimbalzo per la squadra ospite, squadra ospite con 12 rimbalzi difensivi nel primo tempo, nessuno offensivo, dall'altra parte 14 rimbalzi difensivi del CUS nella prima frazione e i 4 offensivi per la squadra di Sciascia, che adesso discute con gli arbitri, che sono Adriano Fiore e Giovanni Rocca, sul possesso del CUS con le squadre. Ne approfittano adesso per un altro timeout a 3:21 in questo terzo quarto di partita, con il CUS avanti di 5 punti in partita, è stata anche avanti di 9 nel primo tempo la squadra di Sciascia, che deve cercare di smuovere la classifica dopo l'ottima vittoria portata a casa contro Vigarano per 62 a 55 a rompere un digiuno che durava
dalla prima partita di campionato con la vittoria a tavolino strappata contro Matelica in primo turno di campionato, poi una lunga serie di stop in questo avvio di stagione che vede in classifica fino ad ora il quartetto Savona, Valdarno, Umbertide e Spezzina insieme anche a Firenze, tutte a 8 punti. Comunque un campionato che è iniziato da pochissimo, solo 7 giornate, 6 giocate, che la scorsa settimana la sesta giornata è stata rinviata a dicembre. Intanto il Cus che va a recuperare un altro possesso sull'errore da parte della squadra ospite, allora è Saias a lasciarla a Cecili, ancora a Cecili al palleggio, attaccata dalla play avversario, va Cecili, appoggia al tabellone, mette a segno, altri 2 punti valgono il più 7 Cus. Perrotti allarga per Paoletti, va Paoletti da sola, lo scarico per Boccola che sbaglia però il tiro da sotto canestro, ancora Cecili, scarico, recupera lei il pallone, va sempre al palleggio Cecili, lascia per Ljubenović, trova dalla distanza il tiro pesante che non va a segno di Niola, e poi ancora lei viene fermata e quindi si riparte con Perrotti, perde il pallone per l'attacco di Niola che glielo porta via, lo offre a Cecili per l'azione offensiva, ancora Niola, lavorare sulla riga di fondo, Ljubenović, altri 2 punti, ancora Ljubenović, e questa volta c'è il fischio che interrompe per il time out. Ci fermiamo per qualche breve istante anche noi. Il Cus sta rientrando in campo dopo il time out chiesto sul 44-35. Un Cus che ha trovato altri 2 punti fondamentali con Anna Ljubenović poco prima del time out. Per il più 9 si ritorna al massimo vantaggio per la squadra di casa dopo il più 9 del primo tempo nel secondo quarto. Poi partita rimasta sempre abbastanza aperta, anche se il Cus sempre dato l'impressione di controllarla dopo soltanto una prima fase iniziale di gara cui ha tentennato di più, soprattutto a trovare i canestri dalla distanza. Intanto adesso prova la penetrazione Binci, costretta allo scarico indietro per Paoletti, prova Paoletti ad alzare il pallone, rimbalzo offensivo questa volta del capitano della squadra ospite, poi prova con un doppio tentativo, entrambe le volte la sbaglia Goncalves, più fallosa al tiro in questo secondo tempo la numero 5 che è stata la vera trascinatrice della sua squadra nella prima frazione. Adesso è Cecili da 3, però ha toccato la riga secondo gli arbitri e quindi è da 2 il canestro, ma vale comunque il più 11, altro massimo vantaggio. Tanto va con la penetrazione Binci, si prende il fallo, viene fischiato dagli arbitri per la numero 11 che può andare in lunetta. Intanto altro cambio per Sciascia, esce Cecili, entra di nuovo Puggioni. Va Sofia Binci al suo tiro libero, mette il primo. E poi anche il secondo tiro libero per il meno 9 per lei. Saias al palleggio, Puggioni, prova Ljubenović sotto canestro, affollata
l'area per il Kus, che adesso fa girare su Sayas. Gioco di gambe di Sayas, che prova la penetrazione, sbaglia da sotto. Provato comunque il tentativo in solitaria Sayas, niente da fare con Calves. Paoletti attaccata da Niola, si libera Paoletti, lo scambio ancora per lei, appoggia il tabellone, mette altri due punti. Prova dalla distanza con il pallone che si ferma sul ferro per la fine di questo terzo quarto, 46 a 39 per il Kus. Ci fermiamo qualche istante, ma si ritorna a breve per l'ultimo quarto. Di nuovo in campo per l'ultimo quarto, quello decisivo, 10 minuti, 46 a 39 il punteggio per il Kus, che conduce questa partita, la settima giornata del campionato di Serie A2, con il possesso che è ancora nelle mani della squadra di casa, che deve difendere il vantaggio. È stato anche di più 11 in questa partita per il terzo quarto soprattutto. Intanto Niola sbaglia il tiro da tre. Con il possesso che torna tra le mani della squadra ospite, trovata Goncalves sola in mezzo all'area sotto il canestro, con il punto del 41-46. Si riavvicina in maniera pericolosa per il Kus la squadra di Civitanova, con Sayas adesso a controllare. Puggioni che finora ha avuto buone percentuali, però adesso sbaglia il passaggio per Ljubenović, forzato questo pallone in mezzo, però trovano facilmente Boccola, che mette altri due punti, e adesso è solo più tre per il Kus, che ha visto sgretolare il più 11 di vantaggio tra la fine del terzo quarto e l'inizio di questo quarto quarto. Con Puggioni adesso prova a mettersi in proprio, viene fischiato il fallo. Il pallone, intanto c'è il cambio, esce Niola, rientra Caldaro. Con proprio la numero 8 che va ad aprire il gioco per Prosperi, prova ad andare da sola Sayas, prova il tiro, Sayas si ferma sul ferro e quindi può ripartire Binci con il palleggio. Prova Binci, si ferma, lo scarico, il pallone che viaggia veloce tra le mani del tiro, che è quello da tre, è quello pesante di Paoletti, che così mangia tutto lo svantaggio. E quindi tanto gli arbitri, però adesso c'è una piccola chiarimento tra gli arbitri e l'allenatore della squadra di casa, che ha recuperato quindi tutto lo svantaggio. Un Kus in questo avvio shock del quarto quarto ha perso tutto il vantaggio dal più 11 che hanno portato a casa nel terzo quarto. Intanto proprio coach Sciascia molto arrabbiato con le sue giocatrici per aver disperso un vantaggio importante che andava controllato diversamente. Dall'altra parte bene invece il recupero di Civitanova, che è in fiducia dopo le due vittorie che ha portato a casa nei turni precedenti di campionato, con il 77 a 70 della quarta giornata e poi la scorsa quinta giornata con Battipaglia 54 a 59, con una squadra che viaggia in classifica con 302 punti fatti prima di questa partita e buone percentuali soprattutto sui liberi e sui tiri da due. Va peggio non solo il 26% in stagione
da tre. Oggi però le bombe della squadra ospite hanno riportato sotto proprio Civitanova. Per il CUS è tutto da rifare dopo i vantaggi portati a casa in tutti gli altri mini tempi. Allora Puggioni da tre sbaglia ancora, non riesce a dare continuità all'attacco. Intanto c'è un fallo, la giocatrice a terra e Cecili che ha subito un colpo al volto. Zoppica, anzi Cecili, non sembra niente di grave comunque per lei, la possibilità di ripartire con il possesso. 12 secondi per questo attacco del CUS sul 46 pari, 7:44 al termine dell'incontro, con la squadra di casa che adesso va con Puggioni a rimettere in gioco Caldaro. Prosperi, Ljubenović sporcato il pallone ma lo recupera. Niente da fare, troppo lenta la manovra offensiva del CUS che si mangia i 24 secondi della sua azione offensiva e quindi ringrazia ancora Civitanova che può ripartire con Binci. Lo scarico per Paoletti, ha di fronte l'attacco di Puggioni, sempre Paoletti in possesso, prova il gioco di gambe, lo scarico per Trobbiani, poi Goncalves, troppo corto, si ferma al ferro. Prosperi può far partire la sua azione offensiva, la piazza ma sbaglia ancora anche lei. Troppi errori del CUS a tiro in questo quarto decisivo dell'incontro. Momento peggiore per smettere di trovare i punti. Intanto Paoletti dalla distanza, anche lei imprecisa, con il ferro si resta sempre in parità. Ljubenović a controllare, poi è Prosperi sempre sul perimetro per Cecili, ancora Prosperi, sempre Cecili, 8 secondi per il tiro, prova a mettersi in proprio Cecili, va a subire il fallo di Trobbiani. Si va con la numero 12 in lunetta a provare a muovere il punteggio del CUS, fermo a 46 ancora dal terzo quarto. Ancora nessun punto in questo ultimo periodo per il CUS che si è visto recuperare tutto il vantaggio e adesso a 6:26 dalla fine della partita con Cecili in lunetta. Altro errore per il CUS, il primo tiro libero se ne va sul ferro. E così pure il secondo, 0 su 2, il CUS proprio non vuole smuovere il 46 sul suo score finora. Quarto quarto ancora a secco, prova ad approfittarne Civitanova, Trobbiani per Boccola, scarico per Binci, prova ad andare da sola, però fa passi e regala il pallone alle avversarie. Un quarto quarto troppo falloso sia a tiro che per gli errori. Si ferma anche l'attacco di Civitanova. Puggioni con Cecili, tanto c'è il fischio degli arbitri a vedere un fallo di Boccola. Quattordici secondi ancora per l'attacco del CUS che si affida a Caldaro.
poi Prosperi. Kus che continua a non trovare il canestro, va Prosperi da sola, sbaglia tutto. Goncalves le strappa il pallone. Trobbiani, ancora per Goncalves, anche lei calata tantissimo in questo secondo tempo. Tanto Binci si fa stoppare il passaggio da Cecili e ancora il Kus, altra fase sporca dell'incontro con le due squadre molto fallose, sempre 46 pari, 5 minuti alla fine. Prova Cecili da 3, cortissimo, va sul ferro, ma Ljubenović a recuperare il rimbalzo offensivo. E allora ancora Cecili, prova andare da sola, lo scarico per Puggioni, prova Puggioni il piazzato da 3, non entra nemmeno questo, altro errore da 3 e si resta ancora sul 46 pari. Paoletti prova ad andare da sola, Paoletti, palloni sempre più pesanti, Paoletti non trova il canestro, ma anzi fa falli e poi si becca anche l'infrazione per proteste e regala la possibilità al Kus di andare in lunetta con Prosperi e provare finalmente a smuovere il 46 che dura dal terzo quarto. Va Prosperi, segna il primo tiro e si resta con il possesso per il Kus. Grave errore di Paoletti per la protesta che è valso il fallo, che ha regalato il tiro libero e il possesso al Kus, che viaggia sul più uno e dà la possibilità di mettere ancora altri punti con Cecili. Prova ad andare da sola, il palleggio, poi il tiro si ferma sul ferro. Caldaro a recuperare. Ljubenović prova lei da 3, niente da fare anche per Ljubenović, e poi sbaglia al rimbalzo e anzi si becca però il fallo. La possibilità ancora di restare in zona d'attacco il Kus per altri tiri liberi per Ljubenović, cercare di allungare. Va Ljubenović, mette a segno il primo tiro libero. Va anche il secondo, più 3 questa volta per il Kus. Goncalves, Trobbiani lascia spazio Caldaro per andare a tiro, sbaglia e poi c'è il fallo che viene fatto da Cecili. Non si va ancora in lunetta e quindi sarà la rimessa per Paoletti. Questi ultimi 4 minuti scarsi di gioco nel quarto quarto si libera Binci, scarico per Goncalves, prova il blocco Boccola che poi va da sola, sbaglia ma recupera il rimbalzo offensivo. Paoletti prova da 2 con il fallo. Questa volta può andare con 2 tiri liberi la numero 6 nella prima frazione. Non ne ha ancora battuto. Va a segno con il primo Paoletti per il 47. Ma sbaglia il secondo. Più 2 Kus. Possesso Cecili. Ljubenović va per Puggioni, attaccata da Goncalves. Prosperi
Prova il palleggio sotto canestro, allarga per Caldaro da due, sbaglia Caldaro, il recupero ancora di Prosperi che apre per Cecili da tre, Cecili mette un pallone pesantissimo per il CUS, tre punti che valgono il più 5, un altro allungo. Goncalves, Paoletti prova a restituire la tripla, niente da fare, ed è Cecili che recupera, poi Puggioni apre per Ljubenovic, nuovo attacco CUS che può però ragionare al palleggio con Cecili a controllare, ancora Ljubenovic ad uscire dall'area, Caldaro, prova Caldaro, rischia qua e poi si becca anche Passi per un'azione offensiva forzata dalla numero 8 del CUS che perde il possesso. 2:30 da giocare ancora, più 5 CUS che ha faticato a trovare la via del canestro in questo ultimo quarto quarto, nell'ultimo minuto però sono arrivati i punti importanti per tornare ad allungare, non ne ha approfittato ancora la squadra ospite. Si è rimasti a lungo sul 46 pari, poi lo strappo del CUS che adesso torna a difendere a zona con adesso Paoletti, scarico fuori per Goncalves, prova il tiro da tre, Goncalves lo mette a segno per accorciare ancora sul meno 2 per la sua squadra. Anche Goncalves lungo digiuno in questo secondo tempo, si sblocca proprio nel momento più importante del match. Vediamo Cecili, risponde con una seconda tripla. Seconda tripla consecutiva per Cecili dalla distanza, che riporta tutto a più 5 e cancella la tripla di Goncalves. Tanto qua Binci prova da sola, lo scarico ancora per Goncalves, esce da tre, questa volta non arriva, però arriva il rimbalzo offensivo che però non trova a canestro Boccola. È salita in cattedra la numero 12 del CUS in questa fase calda dell'incontro, 1:15 alla fine della partita, più 5 CUS. Puggioni per un attimo prova il tiro da tre e sbaglia poi quello da due. Trobbiani all'indietro per Goncalves, Paoletti prova il pick and roll, Boccola, niente da fare, non si concretizza con il pallone che finisce sì nelle mani di Boccola, ma dopo i passi fischiati alla penetrazione della squadra ospite. Intanto si va sul timeout a 48 secondi dalla fine di questo match, 55-50. Ci fermiamo per l'ultima brevissima interruzione. 48 secondi alla fine di questa partita, si è fatta calda negli ultimi minuti con le due squadre che sono rimaste in parità per lunghi tratti di questo ultimo quarto quarto, poi l'allungo del CUS che sta reggendo fino adesso. 48 secondi con palla per il CUS, ci sarà la pressione altissima della squadra ospite con Prosperi che va a controllare il possesso, Puggioni lasciano giocare il CUS senza fare fallo, allora è Cecili a controllare, 11 secondi al termine di questa azione offensiva del CUS, Prosperi a giocare anche sul cronometro, va Prosperi sotto canestro, sbaglia non così il rimbalzo in difesa, Goncalves con Paoletti che prova il tiro da tre, si ferma sul ferro e allora è Caldaro a controllare il pallone, non fa fallo
Trobbiani su Prosperi, Ljubenović tutta sola Puggioni, può far girare il pallone, ancora Puggioni, lavora sul cronometro per gli ultimi 3 secondi e mette a segno anche una tripla a chiudere tutto, a mettere il sigillo a questa partita con Cecili che va a mettere il sigillo alla sua partita e a quella del CUS che chiude 58-50 la partita. E allora si ritorna così a casa con altri 2 punti importanti e l'aggancio in classifica proprio ai danni della squadra di Civitanova Marche. E allora da Diretta Sport, da Matteo Piga, da Roberto Carta e con le nostre preziose immagini ci salutiamo qui e poi ci vedremo presto per una grande partita per Diretta Sport.